Se questa sera siete d'accordo. Secondo me neanche stasera. Io mi siedo però Allegri, guarda. Non ti fa tanto onore, visto la mia storia e la tua storia. Vabbè Enrico, però se sei permaloso. No! Mi hanno insegnato ad ascoltare tutti, poi decido da chi prendere e da chi non prendere. Anzi, a volte quelli che secondo che io valuto a un certo livello faccio il contrario e quindi mi rimane facile. La domanda di Enrico, partiamo no, da qui. No, non sono disposto a parlare, quindi non faccio Enrico. Nessuna domanda. Enrico, la domanda... Quando avrà imparato il rispetto che si devono alle persone, allora parlerò. Ma Enrico, scusa, abbia pazienza, ma io rispetto le do, cioè ho risposto solamente a cui ho fatto una battuta. Non ci troviamo d'accordo, d'altra parte forse ci sono di Livorno le battute, sì, ma anche adesso, non le capiscono. Faccio il contrario di quello, vabbè, io ti auguro di vincere anche delle coppe dei campioni, tanto che sei lì, dai, lasciamo perdere. Ora mi sto... No, ora sto perdendo la calma. Io non ho offeso nessuno, ho fatto solamente una battuta. Purtroppo, chi non capisce non è colpa mia. Io rispetto tutti, dico solamente che... No, perché l'altra sera non sei stato rispettoso per nulla. E anche stasera perché hai detto con certe persone faccio il contrario. Io non sono stupido. Ho forse anche più di esperienza per te. Quindi lasciamo stare. Max, io ti auguro di andare bene, di avere tanti successi. Guarda, non ce l'ho assolutamente con te. Anzi, ti devo dire che io ho sempre pensato che fossi una persona... per bene, una persona educata e anche un buon allenatore e sono anche mediamente intelligente, ecco, ma non sono sicuro. Benissimo. Però ecco, io credo che dovresti avere più rispetto per una persona che è del mestiere e che ha fatto solo un'analisi tecnica l'altra sera, invece sei partito arrogante e presuntuoso. Ma non è che io posso essere d'accordo con te. Se te vedi una partita, te vedo un'altra, ti faccio l'allenatore, te stai lì a commentare. Voglio dire, credo che. Io nella mia vita non l'ho mai detto così a nessuno e ti posso dire che ho avuto dei sì, ma 25 anni fa non c'era anche la televisione. Lasciamo stare. Dai, aggiornati. Ciao Arrigo. Ciao. La sensazione che si è avuta è che la Juventus, inconsciamente o consciamente, abbia giocato più per il pareggio che per vincere la partita. Gli altri con i pregi, perché hanno dei pregi, è una squadra difficile, ostica, sicuramente complicata, però hanno cercato forse un attimino di più di vincerlo. Ci sono stati pochissimi tiri in porta, è stata una partita sotto questo aspetto non brillante, però loro qualche tiro l'hanno dato almeno. Ma Enrico, io e te non ci troviamo mai d'accordo. Non capisco, o te guardi un'altra partita o ne vedo un'altra io. La rivedremo tutti e due assieme, dai. No, perché credo che abbiamo due concetti di calcio completamente diversi, perché credo che tu ami molto di più l'Atletico Madrid per come gioca e magari un po' meno le squadre che hanno tentato di giocare come stasera. No, a me non piace l'Atletico Madrid e come gioca.